Ciao a tutti ragazzi, sono Virginia in Arte Kafkania e oggi parliamo un pochino della stampa 3D. Senza ombra di dubbio, gli ultimi 10 anni hanno visto l'accrescersi della tecnologia legata alla prototipazione rapida, quella che conosciamo appunto come stampa 3D. Questo perché è stato chiaro sin da subito che tale processo produttivo legato a metodi additivi e non sottrattivi, come sempre avvenuto, avrebbe impresso una svolta in moltissimi campi della società. Molti ricorderanno i comunicatori o i pad dell'universo di Star Trek, oggetti di un futuro, per l'epoca, ancora un po' troppo lontano. Eppure quei dispositivi divennero in qualche modo reali, dal momento che abbiamo adesso cellulari o tablet. Sempre nell'iconica serie si parlava di replicatori in grado di realizzare cibi e materiali a partire da energia pura e materia inerte. Vi ricordano qualcosa? Tutto ciò però non basta. Gli scienziati che lavorano nella medicina rigenerativa sognano da sempre di poter creare facilmente nuovi organi, sogno che però pian piano sta diventando realtà. Ad aprire la strada il dottor Sam Pajnetala dell'Università dello Sheffield, la cui ricerca utilizza la stampa 3D stereolitografica desktop per produrre vasi sanguigni di ingegneria tissutale con una varietà di geometrie. Questo consentirà la progettazione di innesti vascolari specifici per il paziente, nuove opzioni chirurgiche e fornirà una piattaforma di test unica per i nuovi dispositivi medici vascolari. Sempre rimanendo in campo medico, parliamo della stampa 4D. Ebbene sì, si tratta di un processo attraverso il quale un oggetto che deriva da stampa 3D va a modificarsi a seguito di fattori esterni. Possono essere la temperatura, la luce, stimoli ambientali. Tutto questo è esaltante se parliamo di impianti biomedici, basti pensare alla produzione di un legamento del ginocchio che cambia posizione o dimensione in seguito ad alterazioni della temperatura corporea o di un aumento del peso sui muscoli. Cambiando applicazione, la stampa 3D si estende fino all'edilizia, fondamentale soprattutto in situazioni di emergenza dove la rapidità e il basso costo fanno da padroni. Ma uno dei paesi che subito ha riconosciuto i vantaggi di questa tecnologia sono gli Emirati Arabi Uniti, che hanno già stabilito una strategia per diventare più nell'adozione dell'architettura stampata in 3D. L'obiettivo è raggiungere il 25% degli edifici a Dubai costruiti con questa tecnologia entro il 2030. Qual è il comune denominatore in tutto questo? La sostenibilità. Si produce solo quando e dove necessario, senza sprechi, scarti, inquinamento per lo smaltimento. E non dimentichiamoci anche dell'aiuto proprio all'economia circolare. Si faciliterebbe il prolungamento del ciclo vitale di un prodotto, grazie alle parti di ricambio on demand, proprio che la stampa 3D realizzerebbe. Sì, in fondo, quel futuro di Star Trek non è poi così lontano, vero?